Marcello, una sorpresa per te. Crudeni, una sorpresa, guarda, per te, l'avevo invitato apposta per te. Crudeli. Possiamo indovina chi è, indovina. Eccolo! Ancora! Il pipistrello nerazzurro. Oh, il pipistrello nerazzurro. Sei Batman. È una serata difficile che mi mancano tutti quei giocatori. Più c'è questo qua, più c'è sto pipistrello di... ma questo qua proprio... Ma perché lo invitate? Ma te lo dico io, c'entra. Marcello, Roma ti ha portato bene, ha detto che vince l'Inter 3-1, quindi sei a posto. No, ma il problema è un altro. Sì, Marcello. Io punto su di te. Cosa? Quando ci farà girare le cosiddette, che lo sai che lo farà. Guarda, io vorrei essere lì insieme a te. Non ci sono... Tu devi anche fare la mia parte. Non ti preoccupare, tu, perché io non ce la faccio a trattare male quelli che hanno dei problemi già di loro, nel senso che come tu ben sai, è come lui sparare sulla Croce Rossa. No, nel senso, lui ha, non è uno scherzo, lo conosco bene Simone, giochiamo spesso per di beneficenza anche con Ugo, andiamo in giro per l'Italia, a volte non capisco perché, ma andiamo in giro per l'Italia. È l'unico pastore al mondo che deve chiedere il permesso lui agli animali per andare via di casa, e stasera gliel'hanno accordato perché c'aveva una serata libera. Parla come San Francesco lui agli animali. Prima che incominci... difendo io Simo al volo. Che incominci la partita metto un portafortuna. Ah, Zamorano. Abbiamo uno Zamorano 1+8, così, va bene. Sono 1+8, sono gli anni che Ugo Conti, ciao Ugo. Buonasera a tutti voi. Buonasera a te, caro. Allora, siamo però carichi. Stai attento che io sono del Milan. Appena fai il Pirla ti arriva uno schiaffo. Siamo cugini, dai. Perché lo trattate tutti male? Cioè, io non capisco. Perché lui devi tenerlo a freno. Sennò forza Simone, forza quando Simone. Segna fa tremare tutta Milano, Ivan Zamorano. Scusi? La coppia d'attacco dell'Inter. Sì. Toro. E Dzeko. Dzeko, perfetto. Non l'hai trovato subito il Dzeko? Tutta la sera ce l'ha fatto così bene. Oppini mi ha guardato perplesso. Io no, direi a Marcello se gli è piaciuto la... Marcello, ti è piaciuto più il Toro o il Dzeko? Allora io, quando c'è questa partita qua, ho le palpitazioni. È una serata difficile, l'ho già capito. Quando c'è questa partita qua, a me mi vengono le palpitazioni. Simone ha grande rispetto. Perché anche se mettete i magazzinieri, c'è da soffrire, io lo so. Lo so. È vero, lo dice sempre. Ma c'è qua l'anima dello sciamano. L'anima. Qua c'è l'anima dello sciamano Zamorano. L'anima dello sciamano sarà con noi. Questa sera l'anima dello sciamano. A me fa un po' paura però, Ugo, pronostico? Io chiamerei la forza pubblica. Ma devi far così tutta la l'esorcista. Quando parla sì, dai. Un panino all'angolino di McKenny! 1-0! Dov'è? Fatemelo vedere. Ah, guarda, ce l'hai qua, guardalo. No, non ti abbassare al suo livello, E poi prendiamo 4 pere e dopo devi giustificarti. Perché il carabiniere col pennacchio? Quando gli fai così. Lo vedi che c'ha il ciuffetto, no? Quale ciuffetto? Tu non eri ancora nato, c'erano i carabinieri che portavano il cappello col pennacchio, no? Te lo ricordi? No, anche delle liste, l'avventura di Piero. Sì, ha un nome particolare. Attenzione, perché adesso è il Toro! 1-1 sotto l'incrocio, questa volta non sbaglia Lautaro. Destro sotto l'incrocio, Pelin sta fermo, non può farci niente. 1-1, la rimettiamo in corsa. Dai ragazzi, dai, se l'hai rischiata Lautaro dopo gli errori di quest'anno, questa volta tira un rigore impeccabile. È il Niño Maravilla. Anche Darmiani farà entrare al posto di Dumfries. Si scalda il Niño Maravilla. Ma c'è, Simo, ti prego. A volte c'è un ampio gesto, ma poco efficace. A volte c'è un piccolo gesto, ma molto più efficace. Ecco, quindi... che fai un piccolo gesto che è molto efficace. Marcello, voti, vai. Io ti vorrei fare un piccolo gesto. No, voti. Adesso, ma non lo faccio. Prima cosa ho detto poco fa rispetto a Rabiot? Che te lo prenderesti all'Inter. No, ho detto che comunque è un giocatore, è un buon che giocatore. Tra quelli che ci sono in campo è uno dei 3-4 migliori. Questa sera è una buona partita quella di dei 3-4 migliori della Juve. Certo, nazionale, questo si fa capire come la Juve oggi. Nazionale francese, cioè sì, un giocatore che... Tra l'altro ha giocato i mondiali da casa con la PlayStation. Ah, non c'era? No. Non c'era. Non sai neanche questo. No, non ci ho fatto caso. Sai che una volta ero a Roma... Non ci interessa. Raccontaci tutto nei minimi particolari.
Quando eri a Roma, poi ce lo scrivi per messaggio. Un'udienza. Dai, eri a Roma. C'era un ragazzo con la tuta, mi ha chiesto un autografo, io gli ho detto giochi a pallavolo, mi ha detto no, gioco a pallone. Gli ho detto ma nei giovani, no, in prima squadra, dove giochi? A Genova. Alla fine era Perin. Ah, incredibile. non perdere lì la palla, mamma mia. È successo davvero, secondo me. Scrivi un aneddoto. No, aneddoto. Dico un ragazzo semplice, di indietro. Perina ha chiesto un autografo a Barbato. Pensa che una volta sono tornato a casa con le chiavi di casa, ho aperto la porta e si è aperta. Prende e basta. Simone è come Rocky, le prende, sono però un incassatore, come Rocky Marciano. Esatto. Però era Rocky Balboa, scusa. Rocky Balboa, il film di Rocky è stato fatto sulla vita di Rocky Marciano. Ma te lo vedi lì il peso gallo lì, messo il peso piuma? No. Il peso pecora più che altro. Ma guarda che è tosto. Alessandro Sanchez! Centoventesimo minuto! Dai! 2-1 per l'Inter! 2-1 per l'Inter! Mamma mia, ragazzi, al 120esimo minuto! Incredibile, ragazzi! Grandissimo! Caduta! Tutto, bravi ragazzi, gli hai detto di tutto, gli hai detto. Io ho detto. Ma cosa ho detto? Non ci potrò scordare, piemontesina bella. Tornatene a Torino con chiricchicchicchicco. Poverino, lo stai torturando quell'uomo. Oh mia bella Madonnina, che te brille da lontan, tutta d'oro e piccinina, ti te domine Milan. Sotati se viv la vita, se sta mai coi mani in man, cantantic lontan da Napoli semer, ma poi veni a chi a Milan. Forza Inter! C'è Ben, canta mia bella Madonnina, uno che vive in Piemonte. C'è solo l'Inter, per me solo l'Inter, per me solo l'Inter. Per me solo l'Inter. Up and down Juventus. No, appendau Juve, Marcello. Simone Barbato. Tornatene a Torino, piemontesina bella, eri la prima stella e ora seconda tu sei, e ora il cielo è nero, e ora il cielo è azzurro. Ugo Conti. Il cielo è nero azzurro, proprio per noi. Ciao Ugo. Io sono qua, voglio vedere. Grazie a tutti i ragazzi che hanno lavorato in studio, regia e redazione. Torniamo domani con Diretta Stadio. Grazie, buonanotte.